Quindi insomma è tutta la stagione, vedi, di segni da fumo. Però non c'era un accelerante sicuramente, perché sennò qui il danneggiamento era maggiore. Però lo scopo l'hanno raggiunto, di far scappare gli occupanti. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 7 di questa mattina per un incendio che si è verificato nei locali della ex Lebole che vedete alle mie spalle, locali che ormai da anni, possiamo dire così, sono dormitorio, rifugio di persone che vivono ai margini della società, ai senza tetto. Per fortuna non ci sono stati feriti. All'arrivo dei vigili del fuoco ci raccontano che alcune persone hanno proprio scavalcato la recinzione e si sono date alla fuga, probabilmente gli ospiti stessi, insomma, di questo dormitorio di fortuna. C'è da dire però che questa zona davvero è ormai in mano ad un degrado infinito da quando, ecco, la storica azienda Retina non occupa più questi metri quadri. Tantissime le siringhe, ci raccontano sempre i vigili del fuoco, che hanno trovato insomma non solo nel dormitorio stesso ma proprio anche nelle stradine circostanti. Quindi insomma, che dire, l'area è ovviamente un'area privata, però ecco, le istituzioni forse potrebbero davvero fare qualcosa. È incredibile lo stato di degrado e pericolosità raggiunto dall'area di circa 80.000 metri quadrati che, ci dicono le forze dell'ordine, in questo stato è un vero Luna Park per i malviventi. Gli incendi che hanno interessato due locali sono quasi sicuramente di origine dolosa e appiccati per una sorta di dispetto, magari da chi si è sentito rifiutare un rifugio. E qui probabilmente quando è avvenuto l'innesco qualcuno c'era dentro, magari si notano anche dei cuscini che sono stati trasportati dagli occupanti che hanno abbandonato, come possiamo vedere in questi punti. Solamente che non abbiamo, né la polizia né noi, non abbiamo trovato nessuno, sono fuggiti prima. Ad ogni modo la zona è veramente pericolosa anche per la facilità di accesso. Nonostante si tratti di area privata, la recinzione, non certo delle più robuste, è stata divelta più e più volte. La recinzione c'è, quindi, però è una recinzione che è stata divelta e forzata in più punti. Il fatto anche adesso ci sono problemi, oltre che statici, quindi di possibile crollo di elementi, di infissi, vetrate, ma anche le strutture stesse cominciano, calcestruzzo, tegolini e poi anche di tipo igienico-sanitario, che sicuramente non è secondario, anche per questo continuo accumulo di rifiuti si vede, insomma, che c'è stato un accampamento di numerose persone, insomma. Non è difficile imbattersi in tombini scoperti, calcinacci caduti dal tetto, pezzi di un'autovettura smembrata, bagni completamente distrutti, siringhe, rifiuti di ogni genere e persino un tavolo usato probabilmente per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Lo si capisce dai rifiuti lasciati, cartine bruciate, involucri vuoti, sostanze varie. I tavoli dove una volta le donne della Lebole tagliavano gli abiti oggi servono per tagliare la droga. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia, l'ennesimo intervento in un'area che, se lasciata ancora a se stessa in questo stato, potrebbe essere presto teatro di una tragedia annunciata. Però l'ha fatto chiudere in maniera definitiva, nell'attesa di, si aspetta, di lavori di risanamento oppure di demolizione. Così non si può più andare avanti, insomma, ovviamente. Poi siamo proprio all'ingresso della città, non è che la città ci fa una bella figura.